Buonasera amici della Baia del Forte, buonasera a voi che ci state seguendo in diretta su Facebook, vero? Mi confermi amico Mario Bonesi? E buonasera, quanti siete? Buonasera, buonasera davvero e benvenuti a questo importante appuntamento con una finale regionale valida per l'83esima edizione di Miss Italia. Questa sera andremo ad eleggere Miss Miluna Veneto. Ringrazio i nostri ospiti che sono qui in giuria, poi ovviamente avremo modo e tempo di presentarli. Ringrazio voi che siete qui presenti e ovviamente andremo a ringraziare tutte quelle che sono le bellissime ragazze che si contenderanno questo titolo, ragazze che nel corso dell'anno, nel corso dell'estate, si sono aggiudicate le varie selezioni che sono state organizzate in Veneto. Beh, insomma, qui abbiamo delle belle ragazze da presentare, sapete che Miss Italia è vero, ci sono i presentatori, ci sono le serate, c'è il pubblico, ma da sempre le grandi protagoniste sono loro, sono le ragazze di Miss Italia e quindi andiamo con questa sigla e andiamo a vedere tutte insieme, poi vi racconterò quello che succederà nel corso della serata. La finale regionale di Miss Miluna Veneto si apre, a voi le concorrenti. Di questa importante finale regionale che consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, quindi per lei davvero un'occasione straordinaria, ma qui questa sera ci è venuta a trovare un'amica, lei che proprio l'anno scorso in questa location venne premiata come Miss Miluna Veneto. È con noi Martina Buttaci. Prego Martina, un applauso e io a questo punto una passerella chiedo sempre a te, sempre con Miss Italia, se avete lo stacchetto di Miss Italia vai Martina, poi torna a trovarmi. Ma Martina Buttaci, Miss Miluna 2021. Posso rubarvi questo tavolo, perché lo dico signora Giulia, se mi date il microfono in più, perché così le ragazze, in questa prima uscita cosa accade? Le ragazze si presenteranno, sfileranno con un loro abito, proprio l'abito con il quale hanno deciso di indossare e si presenteranno loro, poi ci sarà la tradizionale uscita con il body ufficiale, lì andrò a presentarle io, saranno concentrati sulla sua sfilata, poi ci sarà un momento moda con costumi da bagno, ci sarà una cantante, insomma, avremo modo sicuramente di divertirci. Siamo pronti? Accogliamo la concorrente numero 1, prego! 26 anni e vengo da Portoguaro in provincia di Venezia. Nella vita lavoro come receptionist modella e ho un hobby che è il pianoforte. E sto imparando da autodidatta e mi piace moltissimo. Diciamo che però è un hobby che mi è stato forzato perché al mio compleanno mio papà mi ha regalato il pianoforte. Non ho avuto scelta. Molto bene, è una bella forzatura, la musica è una cosa molto bella. Concorrente numero 1, prego! Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Vittoria, ho 21 anni e vengo da Arzignano in provincia di Vicenza. Nella vita sono una studentessa di giurisprudenza e un'insegnante di danza e pole dance. Hai detto tutto? Vai, concorrente numero 2, prego!
corrente numero 3. Buonasera a tutti, mi chiamo Ashley, ho 25 anni, vengo da Taglio di Po, provincia di Rovigo. A marzo ho conseguito la seconda laurea in economia con il massimo dei voti e nella vita faccio l'impiegata in ambito tributario. Molto. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 20 anni, vengo da Brogliano, in provincia di Vicenza, nella vita studio economia e lavoro in un'agenzia di viaggi. Molto bene, prego. Buonasera a tutti, sono Elisabetta, vengo da Bassano del Grappa, sono diplomata al liceo scientifico e attualmente sto studiando per entrare in medicina. Molto bene. Grazie, andiamo con la prossima. Buonasera, mi chiamo Deborah, ho 19 anni, vengo da Vicenza e ho appena finito di studiare liceo linguistico. Molto bene. Numero 7. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica, ho 24 anni, vengo da Belluno e nella vita faccio l'impiegata. Molto bene, va bene, va bene. Andiamo con la prossima concorrente, che è lei, ed è la concorrente numero 8. Vai! Buonasera a tutti, sono Morena, ho 5 anni oggi. E oggi fa gli anni, Morena, Grazie! Sono da Mestre e nella vita lavoro come social media manager. Molto bene! Concorrente numero 8, Morena! Buonasera a tutti, sono Aurora, ho 18 anni, vengo da Campo Longo Maggiore, frequento il liceo delle scienze umane, sono una persona molto determinata e indipendente. Tutto, vai!
Aurora termina il suo passaggio, la concorrente numero 9 lascia spazio alla prossima, che è la numero 10. Buonasera a tutti, io sono Valentina, ho 19 anni e vengo da Padova. Nella vita pratico scherma a livelli agonistici e studio moda professionale a Padova e nella vita riesco a diventare una modellista. Molto bene. Buonasera a tutti, sono Anika Cauchioli, ho 20 anni, abito a Verona. Nella vita sono un'insegnante di majorette, ho una scuola tutta mia. Sono un agonista in cheerleading e subacquea e quest'anno ho partecipato all'edizione di Tennis Got Talent con il mio gruppo di cheerleading e la mia crew di ballo e ci siamo aggiudicati 4 sì. Molto bene, complimenti, complimenti. Concorrente numero 11. La concorrente numero 12. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Doss e vengo da Sant'Urbano. Ho 22 anni e sono laureata in economia aziendale. Ora sono una studentessa magistrale in economia e finanza alla Campus di Venezia. Molto bene, vai, numero 12. Carla Naomi, ho 22 anni, vengo da Favaro Veneto, nella vita sono una commessa di wellness design e faccio la modella. Molto bene, Carla Naomi, numero 13. Andiamo con la prossima, che è la numero 15. Buonasera a tutti, sono Serena, ho 21 anni, vengo da Cavaillon Veronese, studio biotecnologie e sono make-up artist, ma sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Benissimo, numero 15, vai Serena. Sarafilla, ho 22 anni, sono nata e vivo a Venezia e di professione sono gondoliera. Grazie.
sempre questa passione, oggi di passione, ovvero la musica e la moda. Per quanto riguarda la musica, vengo dal liceo musicale, ho studiato per traverso, studio cultura pianoforte, canto, composizione e compongo i miei inediti al pianoforte. Per quanto riguarda la moda, invece, è una passione innata che nasce fino a quando ero bambina, da quando rubavo i tacchi a mia mamma a casa per fare le sfilate in salotto. E niente, sono felicissima e onorata di essere qui. Grazie. Molto bene, vai, Sara, numero 16. Andiamo al numero 17. Buonasera a tutti, sono Carolina Chiara, ho 18 anni, vengo da San Polo di Piave, in provincia di Treviso. Nella vita sono una studentessa di un istituto tecnico commerciale e gioco pallavolo in Serie C. Bene, ancora il numero 17. La prossima, la numero 18. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandra, ho 19 anni, vengo da Portoviro in provincia di Rovigo e mi sono appena maturata all'istituto di ragioneria e amo tantissimo viaggiare, so 3 lingue, inglese, spagnolo e tedesco. E va bene, dici nulla, numero 18, prego. Poi abbiamo la numero 19. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, vengo da Mestre, ho 25 anni e nella vita studio conservazione dei beni culturali. Hai detto tutto? Vai, la passerella è tutta tua. Andiamo con il numero 20, con la numero 20. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 23 anni e abito a De Carrare. Nella vita sono un'impiegata. Benissimo, grazie. Chiara, numero 20. È la numero 21. Buonasera a tutti, io sono Beatrice, ho 20 anni e vengo da Mira. Nella vita studio lingue e nel tempo libero faccio la modella. Molto bene, numero 21. Eccola qui la nostra concorrente numero 22 che devo conoscere, prego. Buonasera a tutti, mi
chiamo Pamela, vengo da Cesalto, provincia di Treviso, e nella vita lavoro come segretaria e faccio anche la modella. Quest'anno ho realizzato appunto uno dei più grandi sogni, che è per i più di 3 punti. Bravo! Numero 22, Pamela! Ho 19 anni, vengo da San Bonifacio in provincia di Verona, sono iscritta alla facoltà di scienze della formazione e nella vita pratico danza classica da quando ho 4 anni e a livello agonistico. Molto bene, hai detto tutto, vai, Benedetta numero 23. Ho 21 anni, vengo da Padova e nella vita faccio l'insegnante in una scuola materna. Molto bene, ancora il numero 24. La prossima invece è la numero 25. Buonasera a tutti, sono Linda Martini, ho 18 anni, frequento il liceo delle scienze umane e gioco a pallavolo da quando sono piccola. Molto bene, vai! Buonasera a tutti, sono Marlene, vivo a Roncade in provincia di Treviso. Nella vita sono un'imprenditrice, ho una piccola yogurteria nel cuore di Treviso. Molto bene! Alessia Toso, ho 23 anni, vengo da San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Nella vita studio diritto, ma nel tempo libero sono una cantautrice. Bene, molto bene, molto bene. Sono la mamma di Leonardo Amir e lavoro come commessa. Hai detto tutto.
per tutti, sono Veronica Boscolo, ho 21 anni e vengo da Chioggia in provincia di Venezia. Nella vita mi sono diplomata da poco come organizzatrice di eventi. Molto bene, ho 29. Anni e vengo da Borgo Rico. Nella vita sono una studentessa al quinto anno di farmacia e non vedo l'ora di prendere la fatidica laurea, perché studiare è difficile, ma questo non si dice. E siccome mi voglio un po' male, finita la laurea mi piacerebbe fare il dottorato in ricerca, dato che adesso sto facendo una sintesi organica come tesi, mi piacerebbe continuare in questo ambito a fare ricerca. Ah, che bello, complimenti, bravo, numero 30, Alessia. Buonasera a tutti, mi chiamo Yasin, sono nata e abito a Venezia, ho 23 anni e faccio la modella. Ho cominciato come hobby e ora è il mio lavoro. Beh, molto bene. Concorrente numero 32. Buonasera a tutti, io sono Giulia, vengo da Mestre, studio recitazione, canto e doppiaggio e ho diploma di liceo linguistico, infatti ho lavorato anche in centro storico a Venezia sfruttando appunto questi studi e chissà, se avrò fortuna nella vita farò l'attrice. Fortuna e grande determinazione, fondamentale, vai! Giulia numero 32. Io voglio presentare e ringraziare coloro che fanno parte della giuria questa sera, perché non è mai cosa semplice riuscire così a scegliere una bella tra le belle, però insomma, tra l'altro in questa location l'avete sempre fatto molto bene, quindi speriamo che questa tradizione continui. Inizio da questa parte con Silvia Peruzzo Meggetto, che è consigliere comunale di Venezia. Buonasera a lei e grazie. Abbiamo Marina Bastianello che è qui con noi, Fondazione Bevilacqua La Masa, buonasera a lei. Poi andiamo da Massimo Gorghetto, che è il presidente di Confcommercio Mestre, grazie. Abbiamo il direttore di Confcommercio Mestre, che è Matteo Antonic, grazie anche a lei. Abbiamo Rachele San Giuliano, che è stata campionessa del mondo di pallavolo, grazie anche a lei per far parte della nostra giuria. E poi, per ultimo in ordine solo di apparizione, Ringo DJ. Grazie Ringo per aver accettato l'invito dello staff, ovviamente Giorgio Petrò in particolare, e poi di tutto lo staff di Vela. Grazie per essere qui con noi, è davvero un piacere e un onore averla qui con noi in giuria. Bene, ed ora cosa accade? Adesso rivedremo le ragazze, le rivedremo con il body, questo momento importantissimo, perché la giuria in questo momento darà il voto definitivo. Magari si sono già date un'indicazione di voto sulla scheda, ma adesso sarà un momento importante. Ragazze, siete pronte? Direi proprio di sì, concorrente numero uno è sempre Mara. Vieni Mara!
Grazie Giulia. Complimenti, io farei un applauso per tutte le nostre concorrenti perché sono state brave, hanno affrontato la passerella con una certa disinvoltura. È vero che comunque oltre a essere brave loro, certamente c'è anche una preparazione alle spalle e ci sono anche giornate di selezioni, appuntamenti e poi alla fine tutto questo lavoro in passerella lo si vede. Io vorrei anche fare un ringraziamento particolare a Arianna Ariani di Estro Professione Immagine di Mira per aver curato l'acconciatura di tutte le nostre miss. Facciamo un applauso anche ad Arianna perché è stata bravissima nel rispettare i tempi, insomma è gentilissima e preziosa per le ragazze. E poi il momento dell'acconciatura, del sistema dell'acconciatura è sempre molto particolare, un momento nel quale le ragazze si riescono a rilassare, quindi questo grazie davvero. Bene, io a questo punto credo, esatto, diamo il tempo tecnico per poter raccogliere quelle che sono le schede giuria, adesso avremo un'uscita e in costume da bagno, però prima mi piacerebbe parlare con la nostra miss. Si può, posso Paola capovolgere la scaletta? Ma sì, tanto sai che ogni tanto mi diverto a farlo. Mi date il microfono? Grazie. Perché volevo capire da colei che ha vinto il titolo l'anno scorso, io poi mi diverto a dire, tanto ormai è scaduto il titolo tuo, quindi invece non è vero, tu resterai sempre Miss Miluna 2021, non ti prego, chi te lo porta via il titolo? Martina, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Michele. Buonasera. Senti, seduta lì, vedere queste ragazze che sfilano, che provano un po' la stessa emozione e sensazione che hai provato tu, nello stesso palco, nella stessa location, cosa hai provato? Fa un certo effetto, io mi ricordo tanto in loro, l'emozione questa sera per me è grandissima, perché rivivo una serata che mi porterò per sempre con me. Sì. Tu hai rappresentato il Veneto alle prefinali nazionali, quindi un impegno davanti io davvero molto importante. Io voglio ringraziare e salutare Patrizia Mirigliani, la nostra patron, che con grinta, determinazione e tenacia continua a portare avanti Miss Italia anche nei due anni probabilmente più difficili, il 2020, sappiamo cosa è successo, e in una formula completamente... Grazie per l'applauso. Cioè, uno dei tecnici di Marco Mazzoni, cosa è successo nel 2020? Ma niente! Normalissimo, no? Eventi su eventi in quel periodo, ed è riuscita comunque con una formula assolutamente nuova a fare Miss Italia. Lo scorso anno lo stesso, ci siamo comunque riusciti. Tu sei stata una prefinale in mezzo a altre 200 ragazze, cosa ricordi di quelle giornate? Ricordo due giornate bellissime dove ho fatto amicizia con tutte le altre ragazze che mi hanno accompagnato in questo viaggio del Veneto e ho anche conosciuto tra l'altro anche molte altre ragazze da tutta Italia con cui ho ancora dei rapporti che sento tuttora. E sono state delle emozioni veramente contrastanti, sono stata catapultata in questo mondo parallelo quasi, ho avuto ansia, paura, felicità, emozione, bellissima. Se una di queste ragazze questa sera andrà alle prefinali nazionali, come hai fatto tu? Se tu potessi dare un consiglio, cosa diresti alla ragazza che vince questa sera? Consiglio di essere se stessa sempre, di mantenere l'ansia un po' per se stessa perché... fa brutti scherzi. E riposarsi tanto, perché sono giornate faticose. E ovviamente un grosso in bocca al lupo e che abbia un cammino bellissimo come l'ho avuto io grazie a questo concorso. Tu adesso fai la modella, quindi diciamo che Miss Italia per te è stato comunque un trampolino, perché Miss Italia è un faro importante su di voi e questa forse è la cosa più importante. Spesso non è importante solo diventare Miss Italia, certo. È un bello obiettivo, noi ringraziamo e salutiamo Zeudi Di Palma che è una Miss Italia straordinaria, davvero una ragazza in gamba. Arriva l'applauso da dietro le quinte, non so se la sentite nelle apparizioni televisive, però ancora una volta sono riusciti a scegliere la ragazza giusta, però è importante le opportunità poi che dà Miss Italia, perché poi ti si apre il mondo del lavoro, dello spettacolo, tu moda in particolare, vero? Allora io appunto ho questo sogno da quando sono piccola, appunto diventare una modella, calcare grandi passerelle, essere testimonial di un brand importante, anche qualche apparizione nel mondo della recitazione e del cinema non mi dispiacerebbe, però ovviamente l'importante è anche studiare. Io adesso tra pochi giorni avrò il test di ammissione all'università per specializzarmi in giornalismo. Ah, bello, interessante, brava, tutto, alla fine tutto è collegato, sai, perché poi tutto è collegato. Senti, io ti invito a tornare tra i nostri ospiti, ci vediamo ovviamente per le premiazioni. Se vuoi... Grazie mille a tutti. Passerella, vai, fai una passerella anche tu, vai. We'll be right back.
Espi Luna 2021. Bene, ed ora andiamo a vedere le nostre Miss, le nostre candidate al titolo di Miss Miluna, in una sfilata di moda con costumi da bagno, e quindi lascio la passerella e il palco a loro. Noi ci vediamo più tardi perché avremo altre cose da vedere insieme. Intanto le Miss in gara, sfilate e costumi da bagno, tengo a precisarlo, questo fuori giuria, ovviamente. A voi! We'll be right back.
ragazzi, un bel applauso per le nostre belle concorrenti che si sono messe in gioco per questa sfilata con costumi da bagno. E ricordo sempre a voi, perché tanto pubblico si aggiunge, ovviamente a coloro che ci stanno seguendo in diretta su Facebook attraverso il canale di GD Ferro Team, dicevo che siamo pronti, quasi pronti, per scoprire chi sarà il nome della vincitrice di questa importante finale regionale, dove andremo ad assegnare il titolo di Miss Miluna Veneto. Significa che per lei questa sera si apriranno le porte delle prefinali nazionali di Miss Italia. Ricordiamo che è sempre un obiettivo importante, perché per diventare Miss Italia cosa si deve fare? Si deve partecipare alle selezioni, vincerle, poi a quel punto si ha la possibilità di accedere alle finali regionali, vincere la finale regionale e a quel punto si arriva alle prefinali. Poi dalle prefinali, superate quelle, si arriva alla finalissima di Miss Italia. Quindi capite che per la ragazza che vincerà questa sera l'opportunità sarà davvero molto molto importante. Però dobbiamo creare un po' di suspense, quindi abbiamo ancora qualche minuto di attesa per conoscere il nome. Credo che insomma i lavori giuria siano più o meno terminati, ma intanto noi approfittiamo di questo tempo per chiamare ospiti, amici di questo concorso, e quindi abbiamo una in particolare che è legata a Miss Italia da molto tempo insieme al Comune di Venezia. Io voglio ringraziare il Comune di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro. Facciamo un applauso per il sindaco, perché è sempre stato prezioso e vicino a Miss Italia. E con noi questa sera abbiamo il consigliere comunale Silvia Peruzzo Meggetto. Grazie Michele. Allora, sì, una nutrita rappresentanza istituzionale, e porto per prima cosa i saluti del sindaco Luigi Brugnaro. Nomino anche alcuni colleghi che sono presenti del Comune di Venezia: la presidente Damiano, il vice sindaco Tomaello, l'assessore Mar. Ringrazio anche il gruppo del Casino di Venezia, Vela con il presidente Rosa Salva, la Fondazione Forte Marghera, quindi un gruppo di e tutte le persone che hanno contribuito all'organizzazione di questo bellissimo evento di questa serata. Teniamo molto a questo evento, tant'è che ormai è diventata una tradizione. Ringrazio anche te Michele e Paola soprattutto, che sta sempre dietro, però è a fianco a te e siete l'uno al braccio dell'altra di modashow.it. grazie dell'invito, io quando chiamate siamo sempre presenti. A Venezia, qui siamo a Forte Marghera, Venezia è la patria della bellezza, siamo immersi nella bellezza a 360 gradi, una bellezza autentica fatta di monumenti, di natura, di storia, di architettura, di arte, di enogastronomia, di tutto, e quindi una quale cornice migliore per celebrare la bellezza. Io faccio un augurio a tutte, un in bocca al lupo a tutte le ragazze meravigliose, abbiamo avuto modo anche di conoscerle, di fare due parole, sono veramente tutte molto molto brave, intelligenti oltre che belle, e quindi io vi auguro buona serata, tra poco scopriremo la vincitrice e un abbraccio a tutti quanti, grazie. Grazie, grazie, grazie al Comune. Mi date il microfono perché io voglio approfittare di un altro ospite che c'è qui con noi questa sera. Ringo DJ con noi questa sera, grazie. E non è solo Ringo, grazie per aver accettato l'invito, però io vorrei ringraziare, non so se vuole intervenire sul palco, Rachele San Giuliano, campionessa del mondo di pallavolo. Tra l'altro ho scoperto questa sera che tante le ragazze che partecipano alla Miss Italia giocano a pallavolo, quindi magari lei potrebbe essere una giusta rappresentante di questa categoria. Grazie, grazie ovviamente per aver accettato. Grazie a voi dell'invito. Noi eravamo, chiaramente volevo venire in solo, ha detto no amore vengo anch'io, no sto scherzando, grazie a tutte e due, perché lei gioca a pallavolo, so che le ragazze, qualcuna almeno ha detto che gioca a pallavolo, magari c'è qualcuna nel futuro può diventare una gran campionessa, no? Ci sarebbero i consigli suoi assolutamente importanti. Quindi anche adesso tu farai una, ti metterai di là, mettiamo una rete e giochiamo a pallavolo, va bene? Facciamo un provino a pallavolo, poteva essere un'idea, potevamo metterlo qui addirittura, guarda, fare una rete. Ma io volevo solamente sottolineare che Ringo si è scelto una compagna veneta, perché alla fine le ragazze venete hanno una marcia in più, quindi... È vero. Mi tocca fare Milano 90 di Piave, capito quante volte? Allora, grazie a tutti, veramente, aspetta. Ma ormai è un rito questo qui, esatto, ormai è un rito. Grazie Ringo, grazie davvero, e grazie. Grazie anche a Rachele, grazie davvero per la vostra disponibilità. Bene, ed ora ci prepariamo al momento delle premiazioni. Momento, premiazioni fatte in maniera un po' particolare, perché qui ovviamente il bello poi delle selezioni che le facciamo di Miss Italia è che abbiamo tante location e noi cerchiamo sempre di adattare quelle che sono le nostre esigenze a quella che è l'esigenza della location, perché non vogliamo snaturare quella che è la bellezza di questi luoghi. Questo è un bellissimo locale, quindi abbiamo detto non potevamo fare il solito palco enorme, allora abbiamo messo le ragazze che sono tutte in fila all'esterno, dove c'è tanto pubblico, quindi magari se prima erano sacrificati nelle tele, adesso vedo telefonini, foto, ovviamente
tra l'altro se vi collegate con i social e fate delle storie, voi taggate sempre Miss Italia e Miss Italia Veneto, che poi magari le storie le riprendono e quindi ci vedono anche un po' in giro per l'Italia, perché i social di Miss Italia sono seguitissimi, quindi ve lo consiglio, se fate delle storie su Instagram taggate Miss Italia e anche Miss Italia Veneto. Quindi dicevo, da quella parte tanto lo scatenarsi di telefonini eccetera eccetera per immortalare le nostre ragazze, però mentre io sono qui che chiacchiero, c'è una ragazza di loro che aspetta di sapere chi ha vinto e quindi sa che accederà alle prefinali nazionali di Miss Italia. Allora, iniziamo con chiamare Silvia Peruzzo Meggetto qui, che premierà con la fascia. Poi io ringrazio DJ Ringo che si è offerto e ha accettato di premiare la ragazza, quindi sarà un piacere per la ragazza. Può avvicinarsi da questa parte, può avvicinarsi da questa parte dove c'è Paola. Sì, mettetevi pure tutti. Sì, sì, mi raccomando. Tutti. Bene, vince il titolo. Ragazzi, io guardo di là, scusate, perché con tutte le ragazze li voglio vedere le reazioni di Miss Miluna Veneto. Ricordo ovviamente che tutte le altre ragazze potranno partecipare alle prossime finali regionali, ce ne sono altre, quindi per loro nulla è perduto, però questa sera una vincitrice c'è e questa vincitrice accederà alle prefinali nazionali dell'83esima edizione di Miss Italia. Vince il titolo di Miss Miluna Veneto la concorrente numero 8. A che ora chiudete? A che ora? 9, Aurora Businaro di Campolongo Maggiore, provincia di Venezia. Dov'è la numero 9? Io vedo il flash, quindi ho capito dov'era. Lei è Miss Miluna Veneto. Abbraccio ci vuole, il passaggio di consegne ovviamente. Martina resterà sempre la Miss Miluna 2021, arriva Ringo con la corona alla fata. Ok, allora, Ringo che è un galantuomo ha detto no, è giusto che sia tu a incoronare la tua amica che vince il tuo stesso titolo, ma quest'anno ovviamente ti vedo un po'. È un po' storta però, perché gliel'hai messa storta lei? Tu hai preteso che fosse dritta dritta, te ne sei messo storta. E poi Paola Rizzotti con il gioiello Miluna che va assegnato alla vincitrice. E un po' emozionata. Aurora, cosa ti succede? Sta tremando. Paola, una battuta, ti lascio il microfono. Innanzitutto stare calma di fronte a una ragazza che ha appena vinto e sta tremando, innanzitutto complimenti. E cosa dire, ringrazio Vela per la collaborazione, per averci voluto qui anche quest'anno, ringrazio gli splendidi giurati che hanno dato questa grande emozione a questa ragazza, ringrazio Ringo perché è stato molto veramente gentile e disponibile, e a me ovviamente, e a tutti gli altri giurati. Grazie. Allora, mentre questo è tuo, sfila col gioiello intanto in mano, poi te lo metteremo perché devi fare tu la passerella. Intanto che tu fai questa passerella, noi ringraziamo Mara, Andrea, Ashley, Sara, Elisabetta, Deborah, Veronica, Morena, Aurora, Valentina, Annika, Elisabetta e poi ancora, Giro Foglio, non mi ricordo tutte, Carla Nomi, Martina, Serena, Sara, Anna, Chiara, Alessandra, Alessia, Chiara, Beatrice, Pamela, Cristina, Benedetta, Anna Rita, Linda e poi ancora Marlene e abbiamo poi ancora, quante siete? Alessia, Gloria, Veronica, Alessia, Yassin e Giulia. State le grandi protagoniste di questa serata. Vinta questa tappa da la nostra Aurora Businaro. Complimenti Aurora, complimenti a tutte voi. Ovviamente noi ci vediamo nelle prossime finali perché Miss Italia per voi non finisce assolutamente qui, ma questa sera il titolo l'ho aggiudicato, sarà aggiudicato Aurora. Complimenti Aurora, in bocca al lupo per le prefinali di Miss Italia. Saluto gli amici che ci stanno seguendo attraverso Giriferro Team, ringrazio ancora le nostre bellissime ragazze, tutti sentivo i commenti, ma stavo pensando anch'io, rompete le righe, venite, dai, io volevo farle le righe, riuscite a passare, venite tutte, dai, fate un'invasione, ci pensavo anch'io un'invasione di campo, ma se lo dicevo io mi dicevano non si può, se lo dice Ringo siete perdonate, dai, venite tutte qua, dai, una bella invasione di campo come si deve. Tutte insieme, tanto anche questa è andata, state tutte, non so come farete andare, ma ci starete. A te, ecco, una si metta qui a fare la guardia, perfetto. Ecco, una stia lì a fare la guardia.
grazie, complimenti e ci vediamo fra un paio di giorni. Abbiamo un'altra finale regionale, quindi c'è tempo e poi ci vedremo per la finale di Miss Veneto il 26 agosto in Piazza Aurora, dove segneremo due titoli ancora, quindi insomma il percorso è ancora lungo e per voi Miss Italia continua assolutamente, vi siete bellissime tutte quante. Grazie ragazze, grazie davvero.